Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Zona Metallica Channel. Oggi Load e Reload, ma se fosse stato un disco unico? Yeah! La storia è andata così: tra il 1995 e il 1996 i Metallica avevano scritto 27 canzoni per un ipotetico nuovo album. Ed in un primo momento, come dice la storia, volevano appunto far uscire un doppio disco. Pensarono poi che il materiale che ci avrebbero donato sarebbe stato troppo per i fans e pensarono che magari qualcosa sarebbe andato perso, o meglio, avrebbe perso di consistenza e quindi perso di quel pathos che la band voleva darci. Effettivamente sarebbe stato troppo caricarci di queste 27 nuove canzoni in un doppio disco e anche con lo zampino di Bob Rock decisero di far uscire prima Load a giugno 1996 e a novembre del 97 Reload, un anno e mezzo dopo. Ma indipendentemente dai due dischi, dal risultato che hanno ottenuto, dal cambiamento musicale di look che la band fece a quel tempo, la domanda che molti si sono posti in passato e forse anche oggi, ma se invece di 27 tracce in un anno e mezzo ed avessero semplicemente scremato il tutto e donarci un solo disco unico, con le migliori secondo loro, quale risultato ne sarebbe uscito? Ovviamente, come sempre accade nelle scelte, sono puramente soggettive, ma ne avrebbe davvero cambiato la storia dei Metallica? Far uscire un disco del 1996 chiamato lo stesso Load, ma con un concentrato più opportuno di ciò che avevano creato in studio, avrebbe creato un hype differente attorno ai Metallica? Ho fatto qualche ricerca qualche giorno fa, anche su forum vecchi, su cosa i fan avrebbero voluto come una fusione tra Load e Reload a livello di tracce e devo dire che a parte le solite 3, 4, 5 dove tutti siamo abbastanza d'accordo, ma le altre erano tutte differenti da fan a fan. Cioè questo per far capire che 27 tracce sono tante, ce n'è per tutti i gusti e ogni fan ha appunto il proprio gusto musicale, con scelta di canzoni che sinceramente non proporrei neanche al mio peggior nemico. Questo ci fa comprendere ulteriormente che Load e Reload, come all'epoca divisero tantissimi fans, lo fanno anche oggi. Ma vediamo secondo me, secondo il mio gusto personale, come sarebbe dovuto essere un ipotetico unico disco. Ma partiamo dal primo quesito: quante tracce dovrebbe contenere un nuovo disco dei Metallica nel 1996? Guardando la carriera dei Metallica prima di allora, Kill 'Em All 10, Ride the Lightning e Master of Puppets 8, And Justice for All 9 e il Black Album 12. Io continuerei sul filone del Black Album, quindi proporrei 12 canzoni. Prepariamo dunque il tavolo e vediamo come partire. In primis metterei subito le tracce forti, quelle cui non si può proprio farne a meno. Per come la vedo io, solitamente sono i singoli. Anche se alla fine credo ne scarterò uno di questi singoli apparentemente forti, perché sinceramente non la vedo così. Cioè, non è una brutta canzone, per carità, e non è neanche tra le peggiori di Metallica, però secondo me è un po' troppo sopravvalutata. Quindi partiamo subito con i pezzi forti, che per me sono Until It Sleeps e King Nothing, che le votai come migliori canzoni dal 96 al 2023. Bleeding Me, The Outlaw Torn, Fuel e The Memory Remains, che per me non possono assolutissimamente mancare. Diciamo che metà disco è già fatto. Ora bisogna ragionare, oltre che sul proprio sentimento, sul mio sentimento in questo caso, anche ragionare sul fatto di dare un certo equilibrio al disco. Vi invito ad iscrivervi al canale di Zona Metallica Channel, mettere un like, attivare la campanellina per avere sempre le notifiche dei nuovi video. Questo serve per farci crescere ulteriormente. Mancano dunque 6 tracce che sicuramente saranno, per come la vedo io, un gradino sotto quelle sopracitate, ma che debbano avere lo stesso un'impronta ben definita. E quella che mi viene più in mente da subito è End My Beach, che è quella forse più vicina al Black Album, poco sperimentale e più di sostanza. Aggiungerei anche una traccia dark che spezza un po' e quindi Devil's Dance, che a me piace moltissimo. Ancora 4 tracce dunque all'arrivo di questo disco unico tra Load e Reload. Tra The Unforgiven 2 e Mama Said non è facile, però devo fare una scelta. Mama Said, e l'ho messa solo per non creare più la saga di The Unforgiven e dare anche una piccolissima sterzata alla carriera della band futura.
Poi, senza neanche pensarci, aggiungo subito Fixer, che adoro da morire. Per il momento sono 6 tracce di Load e 4 di Reload. E mancano 2 al traguardo finale, non è per nulla semplice. Canzoni di Reload rimaste che possono dare un'impronta, faccio davvero fatica. Non voglio ritrovarmi con un disco troppo sperimentale. Anzi, ne voglio uno che arriva subito al punto, immediatamente. Sì, dai, credo di averla trovata, se la giocano Wasting My Hate e Torn Within di Load. E alla fine sono più improntato ad orientarmi verso Torn Within, che ha quel pizzico di concretezza, la Danzig, che non fa mai male. Ultimo pezzo, sceglierei un pezzo di Reload, concreto, senza troppi fronzoli, e direi Carpe Diem Baby. Dunque, oggi nel 2024 la mia mente partorisce questo, 7 canzoni di Load e 5 di Reload. Sì, direi che sono abbastanza soddisfatto del risultato, ma ora sono da mettere in ordine. Io partirei subito col botto col binomio fantastico Fuel and the Memory Remains. Una buonissima partenza, quindi, spezzata dal ritmo di Torn Within al terzo posto, poi Until It Sleeps come quarta, ad indicare la lenta del disco. A seguire invertirei, invece di King Nothing e Bleeding Me, metterei Bleeding Me e King Nothing, perché dopo King Nothing ci sarebbe The Outlaw Torn, e quindi mettere Bleeding Me e The Outlaw Torn una dietro l'altra, devo dare una pausa perché sono tutte e due abbastanza lunghe. Quindi The Outlaw Torn al settimo posto, che va un po' a chiudere la prima parte del disco, per ricominciare all'ottavo posto con End My Beach, a ridare quella carica al disco, seguita da Devil's Dance, Mama Said al decimo posto, Carpe Diem Baby all'undicesimo, e a concludere con Fixer come per Reload, che ci sta benissimo. Quindi queste sono le mie canzoni, le mie 12 canzoni di un ipotetico album tra la fusione di Load e Reload, le migliori tracce per come la vedo io, e anche in ordine. Dunque, se per me fosse uscito veramente questo disco dei Metallica del 1996, avrebbe influenzato il mio giudizio sulla band a quel tempo? Ed avrebbe influenzato anche il vostro? Sinceramente non lo so, avevo 20 anni, ero molto più incazzato di oggi, non esistevano compromessi, mi ascoltavo le mie 6, 7, 8 band di riferimento e gli altri se ne potevano andare a farsi fottere. Credo che tante idee malsane sui Metallica me le sarei sicuramente risparmiate. E magari i più attenti, i musicisti, la gente con esperienza musicale avrebbe gettato meno fango sulla band, di questo ne sono sicuro. Un disco che sicuramente sarebbe stato rivalutato in pochissimo tempo in positivo, e cosa più rilevante, mi sarei sicuramente risparmiato di ascoltare alcuni scivoloni dei Metallica, soprattutto nell'album Reload. Un capolavoro, quindi? Ma! E la produzione, quindi, come sarebbe dovuta essere? Sarebbe cambiata? Credo di no. Immaginatevi per esempio Fuel e The Memory Remains con la produzione più cupa di Load. Avrebbe funzionato ugualmente? E chi lo sa? Moltissime domande che ognuno di noi si potrebbe porre. Ma alla fine il passato è passato, i Metallica sono andati avanti, hanno fatto la loro carriera e oggi sono delle icone mondiali con 43 anni di carriera alle spalle. Metallica hanno continuato a vivere nonostante le molte difficoltà anche fuori dall'ambito musicale. Ricordiamoci che molte band di assoluto valore in passato non sono arrivati neanche a 10 anni di carriera. Riteniamoci quindi fortunati se Metallica sono ancora in carreggiata dopo 43 anni. Ah, vi volevo dire che il singolo che ritenevo sopravvalutato e che ho tenuto fuori dall'ipotetico disco è Hero of the Day, se non l'avete capito. La puntata di Zona Metallica quindi finisce qui. Mettete i vostri commenti su questa puntata, cosa ne pensate, mettete la vostra classifica delle 12 migliori canzoni secondo voi in ordine. Vi leggo e vi rispondo. La puntata di Zona Metallica finisce qui. Ci vediamo alla prossima. È sempre Rock On!